Buonasera a tutti e benvenuti a Hidden Paranormal Activity qui sul canale 74 di NSL. In questa giornata molto particolare, lunedì dell'angelo, non ci fermiamo neanche per un momento e vogliamo portarvi una bellissima puntata, questa volta incentrata sugli angeli custodi e sui carismatici, personaggi che nel corso della storia dei secoli hanno avuto particolari carismi, e vedremo poi nel corso della puntata che cosa sono, e che hanno avuto l'opportunità di comunicare con queste entità, questi appunto, quelli che vengono definiti angeli custodi. Prima di proseguire voglio ricordarvi tutti i contatti per mettervi in collegamento con noi, che sono lo 06 7154 3120 per le telefonate e il 3939 300 400 per quanto riguarda i vocali e i messaggi. E vi ricordo che questa sera risponderemo anche ai vostri messaggi passati che non siamo riusciti a cui non siamo riusciti a rispondere l'ultima puntata. E introduco, come di consueto, Gianpaolo Peroni. Buonasera a tutti. Fondatore del GIAP Roma. E Paolo Pulcini. Buonasera. Investigatore e il detentore di una delle rubriche più belle, diciamo, di Hidden, di tutta la televisione. Allora, direi di sì. È arrivato già qualche messaggio. Il primo, ovviamente, lo voglio dire, perché ormai è di consueto un saluto rivolto a me. Anche questo lunedì non lo vogliamo salutare, il mitico Chucky. Buona Pasquetta a tutto il team e buona trasmissione da parte di Alessio. Grazie Alessio. È una puntata impegnativa, non anche per l'argomento, per carità, ma soprattutto per le due giornate passate. Impegnative. Quando mi hanno detto che andavamo in onda anche a Pasquetta, mi è preso un colpo. Dico, ci arriverò ad andare in onda a Pasquetta? Sembra di sì. Non so come andremo avanti durante la puntata, però sembra di sì. Siamo visibilmente dimagriti, possiamo dirlo. Sì, sì. Hanno cambiato le telecamere per fare inquadrature stasera. Gli obiettivi. No, cominciamo allora a parlare appunto del tema della serata. Immediatamente poi risponderemo e recupereremo le domande che ci avete lasciato nella precedente puntata e che non abbiamo fatto in tempo a rispondere, e mandiamo un piccolo video appunto sull'argomento della serata. Anche questa sera di materiale da prendere in considerazione ce ne sarebbe forse per una serie intera, non una puntata di Hidden, però da qualche parte dobbiamo pur cominciare, e cominciamo proprio da Stefano, che ci spieghi in poche parole, non è vero poche, quante te ne pare a te, il tema dell'angelologia e appunto che cos'è un angelo, l'angelo custode. Allora, sono delle, diciamo, manifestazioni, quelle nel corso della storia, che sono avvenute non soltanto per santi e beati, ovviamente, ma anche per persone, diciamo, comuni. Ma che cos'è l'angelologia? L'angelologia, diciamo, che è una dottrina che studia proprio la figura degli angeli, delle cerchie angeliche, dei cori angelici. Sappiamo che, diciamo, le nostre conoscenze rispetto all'angelologia derivano da Dionigi l'Areopagita, o lo pseudo Dionigi, definito così, che per alcuni storici era considerato inizialmente un contemporaneo di San Paolo, in realtà poi si è scoperto che così non era, ma ci ha dato delle basi, diciamo, su cui fondare la suddivisione dei cosiddetti cori angelici, che sono appunto tre, e che a loro volta sono suddivisi in tre tipologie di angeli, di angeli che hanno diverso tipo di, come dire, compito rispetto agli uomini e a Dio. Ma l'angelo che cos'è di preciso? È, dalla parola greca angelos, è un messaggero, e in molte dottrine, soprattutto in molte culture, a partire da quella sumera, quella assiro-babilonese, quella fenicia e così via,
già ritroviamo moltissimi elementi che quasi rendono necessario una comunicazione diretta tra la divinità e l'uomo, fondamentalmente. Di conseguenza l'angelo prende questa importanza focale nel mettere in contatto Dio con gli uomini e portar loro, recare loro delle, diciamo, dei messaggi da parte di Dio, ma soprattutto indicare, indirizzare l'uomo verso la retta via, la strada giusta, la strada verso la beatitudine, verso il paradiso, almeno per chi ovviamente ha fede in questo senso. E l'angelologia è estremamente vasta, anche perché come dicevo è una dottrina che affonda le proprie radici proprio in ere pre-cristiane. Di conseguenza abbiamo una stretta connessione sia con gli angeli sia anche con la demonologia, perché sono due, diciamo, dottrine che vanno in qualche modo in modo parallelo nel corso della storia. In tutte le culture c'è sempre stata una forma di cultualità rispetto sia alle forme maligne, purtroppo, sia in forme benefiche, che combattono e hanno sempre combattuto fra di loro per accaparrarsi la guida dell'umanità. Ma l'angelologia e gli angeli, soprattutto quelli che riconosciamo e che la Chiesa riconosce, soprattutto sono figure che non devono essere adorate o comunque idolatrate. Infatti la Chiesa Cattolica si è sempre ha sempre combattuto contro questa tendenza a personificare l'angelo e soprattutto dargli un'importanza superiore rispetto a quella di Dio e delle altre figure di santi. Nonostante ciò, comunque sia, l'angelo rappresenta una figura importantissima, l'angelo custode in principal modo, che nella gerarchia celeste, decelesti gerarchia proprio di Dionigi l'Areopagita, rappresenta l'ultima parte della scala, diciamo, di importanza degli angeli, ed è l'angelo che è vicino a noi, fondamentalmente, che ci viene affidato dal Signore al momento della nostra nascita. Però in realtà è un essere eterno, perché al momento della creazione sembra, secondo le scritture, che siano stati creati proprio moltitudine di schiere di angeli, così come sfortunatamente si sono rinfoltite, diciamo, le schiere degli angeli caduti al momento della caduta di Lucifero. E questi angeli custodi hanno accompagnato e continueranno ad accompagnare tutti gli esseri umani nel loro percorso durante la loro vita, e cercheranno in qualche modo di accompagnarli nel trovare la giusta strada e nel consigliarli nel fare la giusta cosa. Non tutti riusciranno in qualche modo nel loro intento, ovviamente per il libero arbitrio che il Signore ci ha dato, e di conseguenza potranno portarci verso la luce, così come potranno in qualche modo abbandonarci nel caso in cui da parte nostra troveremo in qualche modo la dannazione. Questa, diciamo, la visione teologica che viene rappresentata nell'angelologia, nella figura dell'angelo custode. Ricordiamo che ci sono anche delle visioni, essendo precristiane, anche un'angelologia che è legata anche a visioni simboliche e astrologiche, che non tratteremo questa sera e che non sono tra l'altro in linea, diciamo, con la visione cristiano-cattolica, però è interessante approfondire, e sono collegati soprattutto agli astri, ai pianeti e così via. Sono comunque degli elementi molto interessanti e molto molto vasti da dover trattare. Però l'angelo custode Giampaolo, e ne parleremo anche nel corso di questa puntata, è una presenza costante nella vita di persone che si sono votate al Signore, che si sono votate a una missione, sì, se vogliamo. Decisamente, sono, come hai detto giustamente tu, sono proprio il primo tramite tra noi esseri umani e la figura di Dio. E in persone carismatiche che poi citeremo e racconteremo più avanti durante la trasmissione, hanno testimoniato appunto una presenza forte e diretta nel loro aiuto verso il prossimo e nelle giornate quotidiane, nell'aiuto che richiedevano verso Dio. Quindi avevano sempre questo tramite. Io ricordo
Ricorderete anche voi, Monsignor Gemma nella sua intervista ci raccontò proprio che spesso durante gli esorcismi proprio il diavolo diceva a Monsignor Gemma che la figura che gli dava fastidio in quel momento era proprio il suo angelo custode a fianco a lui. E non solo, in alcune testimonianze molto spesso viene narrato appunto che il demonio è infastidito. Faccio un esempio che è facile da capire a tutti. Capitava a Monsignor Gemma che a volte gli diceva questo pretaccio che sta qui con la barba bianca mi infastidisce. Ecco, lascio un po' di immaginazione a chi ci sta ascoltando, pensate a chi poteva rivolgersi in quel momento il demonio. Quindi, come dici tu, sì, è una presenza costante, però, come giustamente hai detto anche tu, purtroppo, tra virgolette, quello che un po' frena la presenza di questo angelo custode è il libero arbitrio. Se noi decidiamo comunque di sbagliare strada, nessuno ci può impedirlo di farlo. La domanda che spesso capita, magari capiterà anche stasera, perché, magari, non lo so, ecco, noi purtroppo venendo qui ci siamo imbattuti insieme al cofondatore Armando in un incidente stradale. In tanti magari ti chiedono perché in quel momento l'angelo custode di quella persona non ha evitato quell'incidente. Facciamoci una domanda al contrario: non lo sappiamo, ma quante volte magari il nostro angelo custode ci ha evitato qualcosa del genere? È verissimo, e ricordiamo anche che poi tra tutti, diciamo, le schiere angeliche, almeno nella religione cattolica, vengono riconosciuti tre angeli, diciamo, maggiori, che sono anche legati alle lettere di San Paolo, che sono Gabriele, Raffaele e Michele. E San Michele Arcangelo comunque è un diciamo forse quello che è più citato nell'ambito e invocato nell'ambito degli esorcismi. Ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, proprio per questo suo grandissimo potere. Noi a Monte Sant'Angelo ci siamo stati, purtroppo non siamo riusciti a visitare la grotta di San Michele, però siamo stati appunto nel castello di Monte Sant'Angelo, abbiamo visto con i nostri occhi quante persone devote vanno in quel luogo, un luogo strano, un luogo particolare, una grotta. Mi piace ricordare questo aneddoto: il Papa, adesso non ricordo con precisione quale pontefice, ma comunicò al vescovo del settore di quella zona di rendere ufficiale la presenza dell'arcangelo Michele in quella grotta, e quindi di andare, diciamo, a rendere ufficiale il luogo di culto. Il vescovo organizzò tutto, e il giorno prima che andassero appunto nella grotta a consacrarla, gli comparve in sogno proprio l'arcangelo Michele, dicendogli: dove andate? La grotta già è stata consacrata da me per volontà divina. E loro il giorno dopo, recandosi nella grotta, trovarono l'impronta del piede di un bambino proprio sotto la statua di San Michele. Quindi, insomma, ci sono testimonianze dirette. Poi è normale, noi come sempre non vogliamo mai convincere nessuno, però è un argomento che sicuramente crea tante domande, e spero che arrivino tante domande proprio su questo. Sì, io a questo punto, se mi consentite, recupererei certo, alcuni dei messaggi che ci sono arrivati nella scorsa, scusate se non sono a favore di camera, sto leggendo. Buonasera, nel dicembre del 1854 fu proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione da Papa Pio IX. Il 25 marzo 1858, 4 anni dopo, a Bernadette gli viene rivelato il nome della donna delle sue apparizioni. E come si presenta la signora? Io sono l'Immacolata Concezione. Non si presenta come Maria, la Madonna, la madre di Gesù. Guarda caso, proprio Immacolata Concezione. Qui non si discute sul fatto di per sé se è miracoloso o meno, ma sembra una forzatura della Chiesa per poter avallare il dogma istituito 4 anni prima. Voi cosa ne pensate? Beh, io vai prima tu, Paolo. Sì, no, visto che avevo parlato io in quel momento di Bernadette e di Lourdes, andando a leggere insomma qual era la storia di Bernadette, in realtà il fatto che sia stata nominata proprio l'Immacolata Concezione e non semplicemente la Madonna o la mamma di Gesù ha rafforzato, soprattutto per chi doveva credere che realmente Bernadette in quel momento stesse vedendo la Madonna, tipo il sacerdote, il prete, no, con cui lei si confidava, ha rafforzato ulteriormente, perché se lei avesse semplicemente detto
detto sto vedendo la Madonna, nella sua, lei stessa si definiva ignorante, diciamo a livello religioso, sarebbe stato semplice dire vedo la Madonna, perché quello in quel momento era l'argomento terra terra, diciamo così, di tutti. Dicendo invece l'Immacolata Concezione era un termine, una terminologia che proprio perché introdotta a pochi anni, che quindi magari solamente realmente il prete e il sacerdote poteva capire di cosa stesse trattando, ha valorato a maggior ragione che effettivamente quella ragazza, quella fanciulla, non stava vedendo, cioè, una cosa così immaginaria, ma qualcosa di concreto che gli ha dato una definizione molto importante e molto concreta in quel momento. Quindi diciamo in realtà è opposta, non è che la Chiesa ha forzato, ma in realtà sembra proprio una indicazione ben precisa della Madonna per far credere a questa ragazza in modo che la gente le credesse e non venisse derisa. Questa è la versione letta, poi non si sa, non credo comunque che sia stata una forzatura, questa è la mia opinione però. No, invece tu? Completamente d'accordo, stavo citando proprio questo fatto. Il parroco restò stupito proprio per questo, perché tra virgolette, come hai detto tu, l'ignorante pastorella non ha detto ho visto la bella signora o ho visto la Madonna. Alla richiesta del parroco di chiedere a questa apparizione chi fosse, come si chiamasse, la Madonna risponde sono l'Immacolata Concezione, proprio perché sapeva che una bambina del genere, portando questo messaggio, avrebbe convinto gli altri che qualcosa di straordinario stava accadendo. Ma forse anche proprio perché sapeva che la domanda era stata posta non tanto dalla bambina quanto proprio dal parroco stesso. Dice allora rispondigli così, vedrai che ti crederà, penso io. Sì, è un concetto teologico molto profondo, tra l'altro, quindi è impossibile che una bambina poi in quelle, diciamo, condizioni anche culturali di istruzione comunque fosse in grado. Ma proprio perché il messaggio dice 4 anni prima è stato fatto, quindi era molto recente, difficile che potesse saperlo. Possiamo continuare fra pochissimo, dopo la pubblicità, la nostra discussione sugli angeli custodi. Ci vediamo fra pochissimo. Buonasera a tutti e bentornati a Hidden Paranormal Activity. Questa sera parliamo di angeli custodi e di carismatici, insomma due elementi, due temi molto collegati fra di loro, molto interessanti anche da questo punto di vista, su cui anche la Chiesa si interroga e tutti noi ci interroghiamo per la straordinarietà degli eventi ad essi collegati. E stavamo parlando appunto di messaggi poco fa, proprio perché parliamo di angeli messaggeri, e ce ne sono arrivati altri 3 che io vado a leggere. Allora, abbiamo un da parte di non si è firmato Marco, anzi, ma solo i cristiani, noi cristiani abbiamo gli angeli o anche altre religioni? Assolutamente no. Nel senso che ci sono, come dicevo appunto, diciamo, la dottrina dell'angelologia viene da periodi molto precedenti alla cristianità, e diciamo che attraverso l'ebraismo poi sono state tributate anche dal cristianesimo moltissime figure che poi sono diventati famosi serafini, cherubini, troni, potestà e così via. Anche le rappresentazioni, diciamo, iconografiche che noi conosciamo oggi sono ben lontane da quelle che sono collegate al giudaismo e alle culture precedenti. E diciamo che anche nell'islamismo, per esempio, nelle famose, diciamo, religioni del libro, quelle, insomma, il cristianesimo, l'islam e l'ebraismo, sono presenti queste figure di messaggeri, proprio come intermediari tra Dio e l'uomo. Quindi assolutamente sì, ci sono anche altre culture religiose, ovviamente, che hanno sia l'aspetto positivo dell'angelo, sia anche quello demoniaco, appunto, dei demoni e di spiriti maligni. Spero di essere stato esauriente. Abbiamo però dalla regia, mi dicono, una telefonata. Sì, okay. Una telefonata, salve. Buonasera. Pronto? Pronto, buonasera, sono Marco da Roma Nord, ci sentiamo dopo la scorsa settimana, non ci siamo sentiti, adesso ci sentiamo, grazie. Ciao, e allora, in particolare, se posso, come dire, seguitare quella giusta cosa che stavi dicendo, che posso darti del tu, e poi dammi del tutto tranquillamente. E in particolare i cherubini sono i più cosiddetti potenti, però il nome deriva dalla radice semitica kurb, proprio con la Q molto chiusa la voce, che significa vicino, no? Sì. E i kurb erano una specie di quasi mostri alati, ailati dei templi dell'Iraq. Sì, e quindi ecco, e questa è la derivazione, diciamo, poi che poi ci ha portato poi ai cherubini, eccetera, eccetera.
Tra l'altro mia madre si chiamava Cherubini, quindi siamo in tema. Siamo in tema. siamo in tema. E in particolare il discorso angelico, non proprio di angeli io ho avuto la percezione, però c'era una mia cugina che morì nel inizio anni 60, prima della mia nascita. Io sono del 64, lei forse morì nel 61. E si chiamava Assuntina. Quando morì mia madre, dopo pochi giorni, io non la vidi, non sentii voci assolutamente, però sentii la presenza di questa Assuntina, che io vidi solo qualche volta in foto e che mi narravano tutti i parenti più anziani di me come una persona estremamente religiosa, buona, che mai alzò la voce e mai si adirò contro nessuno e non si lamentava mai del suo stato cagionevole di salute e si sente purissima a circa 12-13 anni di età. E quindi è stata, sentivo questa, l'ho sentita per i primi giorni quando stavo peggio, poi no, come se mi fosse venuta in soccorso. Adesso sarà pure una sensazione magari data dal momento particolare, perché insomma la perdita della madre non credo che sia una cosa condivisibile da chi non ha passato questo, non può capirlo chiaramente. E quanto, però io sentii questo, forse voglio crederlo, non lo so, però sentii questa presenza buona veramente di una persona viva, spirituale, ecco. E poi vorrei dire una cosa per quanto riguarda che siamo ancora nel periodo pasquale. Stamani, anzi poco fa, mi ha chiamato un monsignore che è molto anziano, 92enne, che conosceva anche Padre Pio, e Padre Pio gli predisse le tappe salienti della sua vita che si sono puntualmente verificate. Questo sacerdote mi ha detto, dopo averlo informato del decesso stamattina di un amico anche di Padre Francesco e anche del segretario di Papa Francesco, il segretario si chiama Emilius, che è stato fatto l'anno scorso segretario, questo sacerdote che è morto, uruguaiano, si chiamava Padre Robin Traverso Batto. Questo era chiaramente di origine italiana anche lui. È morto di Covid purtroppo, 82 anni, stamattina sul presto, credo tra verso le 2 di notte, 3 di notte, quindi sempre oggi. E chiedo un pensiero per questo sacerdote, molto che tra l'altro veniva nominato come persona estremamente simpatica e dava a tutti i bambini in uscita dalla chiesa magari dei dolciumi, delle caramelle, e sempre sorridente, era un prete amato da tutti. Okay. Questo vorrei solo dire. E poi un'altra cosa, riferendosi alla trasmissione di Michele Plastino, dove c'è stato il caso di Antonio Casertano, che sta vivendo veramente in situazione di sottoindigenza, se si potesse dire così, di guardare la trasmissione di Michele Plastino, di comunicare con lui e comunque sempre con la vostra amabile rete, per aiutarlo, perché è, tra l'altro, non è solo povero, ha avuto già due tumori e come unica compagnia ha una cagnolina e una gattina. Senza di loro non sarebbe nemmeno vivo, perché sono l'unica affetti che ho, purtroppo non ha nessuno al mondo, sono morti tutti di tumore i suoi parenti. Okay, ok, ti ringraziamo per il messaggio, per la tua testimonianza, specialmente quella che ci hai raccontato. Non possiamo sapere se è qualcosa realmente accaduta o è una cosa che hai sentito tu, però è bello il messaggio. Per chi sì, crede. Mi piace pensare che sia successo. Esatto. Grazie mille. Ecco. E poi un'altra cosa, la Madonnina di Piazza Sempione nel terzo municipio. Sì. Che non la togliano, perché vogliono togliere a tutti i costi i 5 Stelle, si sono un po' messi di punta. Sì, ho letto sì, qualcosa sta, riguardo che la vogliono spostare. Ecco, sì. Ci sta tanto di firme lì all'Acqua Sacra di Montesacro. Se volete firmare, lì firmano tutti, atei, credenti, di certo. Sinistra, di destra, okay. La Madonnina non ce la togliete, soprattutto. Va bene, momento. Faremo un appello. Siamo, ti ringraziamo di aver fatto passare il tuo messaggio. Grazie Marco. Grazie Marco. Ciao, grazie a te. Ciao. Beh, è un bellissimo messaggio. Assolutamente, di Marco, anzi, che ci ha portato io ringrazio un messaggio, Marco, anzi. Che ricorda anche la trasmissione di Michele Plastino,
mi fa quasi un amico, perché ormai è un amico Michele, lo seguiamo da tanto tempo, e sicuramente quello che ha detto Marco anche della trasmissione, dell'argomento che sta affrontando con Voci della Notte, è assolutamente un consiglio giusto, quindi da seguire la trasmissione, chi può aiutare aiuti, specialmente in questo periodo. Allora, io volevo leggere qualche altro messaggio. Allora, abbiamo un messaggio sempre da parte di Alessio che dice: Natuzza era in grado di vedere gli angeli vicino alle persone. C'è una maniera per chiedere un segno della sua presenza accanto a noi, al proprio angelo? Questa è una bellissima domanda. In realtà in molte interviste a personaggi che studiano appunto l'angelologia viene detto quello che noi diciamo. Non mi voglio arrogare questa, non voglio essere presuntuoso, però viene detto quello che noi diciamo spesso anche durante le nostre tra virgolette conferenze, cioè non servono doni particolari per riuscire a percepire la presenza di qualcosa più grande di noi, più alto di noi. In realtà serve soltanto una sensibilità d'animo, ma non nel senso di dono spirituale, un'apertura mentale e sicuramente lo stare in pace con se stessi, perché se si è in guerra già col proprio spirito difficilmente riesci ad entrare in contatto con altro. Però secondo me sì, chiunque può avvertire alcuni segni, alcune presenze. Però chiedere proprio, oddio, la fede si basa sul fatto di non chiedere e sì, di credere, basta, quindi in qualche modo sì. E poi sicuramente ci sono appunto questi carismatici che ovviamente hanno avuto l'opportunità come dono, ovviamente non soltanto, purtroppo anche diciamo quelli che possiamo considerare doni divini, che però hanno indotto diciamo in queste persone anche dolore comunque. Pensiamo soltanto alle stimmate, che comunque sia sono diciamo delle condizioni di comunicazione molto particolari che non tutti riuscirebbero a gestire in qualche modo. Ci sono molte teorie secondo le quali, che si discostano molto dalla nostra, almeno diciamo dalla religione ufficiale, da quella cristiana cattolica, che e anche da altre religioni del libro, che troverebbero nell'astrologia o nell'astronomia il collegamento con il proprio angelo custode. Sì, ci sono diciamo delle dottrine che parlano addirittura di 72 angeli differenti, ognuno legato al giorno della propria nascita. Insomma, ci sono varie diciamo idee rispetto a questa, all'angelologia. È molto vasta diciamo come realtà. E c'è un nostro amico che ci ricorda che l'arcangelo Michele sovrasta il Castel Sant'Angelo a Roma. Verissimo, giustamente. Con la sua spada. Sì, esatto. E proseguiamo il tema della serata, quindi parliamo in questo caso di carismatici, parliamo di forse del personaggio più amato, secondo me, del personaggio anche purtroppo, ahimè, più discusso. Parliamo di Padre Pio. Ecco, in questa puntata, devo dire la verità, ho scelto di parlare di Padre Pio, però sono stato combattuto per un motivo particolare, perché quando arrivi a parlare di determinate persone, e in questo caso parliamo di ormai un santo, perché ricordiamo ormai è San Pio da Pietralcina, a noi piace ricordarlo sempre come Padre Pio, ma tanto è. È difficile perché tu potresti fare il tuo bel lavoretto, no? Quello che fai per ogni puntata, ti metti per una settimana a studiare la vita di Padre Pio, a dare delle date precise in cui nasce, in quale famiglia nasce, che studi fa, quali sono i momenti più importanti della sua vita. Potresti parlare ecco di Casa Sollievo della Sofferenza, di quando invece è stato in particolar modo attaccato dalla Chiesa. C'è chi l'ha definito un millantatore, ricordiamo lo scontro forte con Padre Agostino Gemelli, ricordiamo insomma i microfoni messi nella cella di Padre Pio per cercare di carpire quello che un santo padre in realtà nascondeva a tutti. Sarebbe stata una trasmissione magari ricca di informazioni, no? E vedete anche dal video che stiamo mandando adesso, sarebbe stato molto più bello magari invece di mandare l'immagine di Padre Pio che si avvicina all'altare, sarebbe stato bello mandare
più che bello avrebbe fatto più ascolto, magari, no? La scena dell'ultima messa di Padre Pio, quando lui barcollando sembra svenire, viene sorretto dai frati e viene portato via. Non, secondo me nulla aggiunge e nulla toglie a una figura del genere. Non serve raccontare la data esatta in cui Padre Pio ricevette le stimmate, non serve ricordare i doni di bilocazione. Ce ne sono veramente tanti di aneddoti su Padre Pio, per cui potresti fare una puntata non tranquilla, ma addirittura dovresti andare di corsa per raccontare tutte queste cose. Possiamo ricordare, non lo so, ad esempio quanto si è discusso sulla premonizione di Padre Pio quando incontrò Karol Wojtyla. In tanti dicono che lui gli abbia predetto che lui sarebbe diventato papa, ma che vedeva intorno a lui anche molto sangue. Ci fu una discussione accesa per non so quanto tempo su questo. Dissero che il papa negò questa premonizione di Padre Pio. Per chi crede, per chi è un devoto di questo santo, cosa cambia? Io, questa è la domanda che faccio a chi ci segue questa sera. Se io vi dico la data esatta in cui Padre Pio ricevette, proprio restando in tema di angeli, no? Le stimmate viene raccontato che vengono date dall'assalto del Serafino, cioè l'intervento di un Serafino che risponde alla grandissima richiesta della persona di sentire sulla sua pelle la sofferenza della crocifissione di Gesù. E infatti Giampaolo, rispetto a questo, c'è un momento della vita di San Francesco in cui è proprio il Serafino che gli dà l'opportunità di vivere. Lui stesso aveva chiesto di poter vivere lo stesso dolore che aveva provato Gesù sulla croce, quanto potesse, diciamo, sopportarlo un uomo, e lui percepisce proprio questa presenza, una presenza angelica che lo trafigge fondamentalmente. Esatto. E gli dona queste, diciamo, gli dona, forse è un termine eccessivo, però gli dà questa possibilità di avvicinarsi al dolore che ha provato Gesù sulla croce. Quindi è una storia in qualche modo che si ripete, di santità, di un percorso che in pochi sono riusciti a portare a termine. E Padre Pio, insomma, San Pio è un altro dei nostri, diciamo, delle nostre guide, e soprattutto un esempio forse massimo. Sì, assolutamente. Ma con un esempio, quello che dovrebbe far riflettere, almeno a me fa riflettere molto, è un esempio di grandezza nella sua infinita piccolezza. Cioè, Padre Pio era quel sacerdote col saio che, affacciandosi dalla chiesa di San Giovanni Rotondo e vedendo la gente che vendeva le sue statuine, scacciò via tutti. Perché nessuno creda che Padre Pio aveva un carattere docile, anzi, tutt'altro, sono più le persone che venivano scacciate dal confessionale di Padre Pio che quelle che venivano assolte. Ricordiamo ad esempio il caso di Lea Padovani, l'attrice. Venne trattata malissimo da Padre Pio. Lei si recò da lui perché il suo amore, l'uomo della sua vita, aveva un male incurabile, e lei gli chiese di guarirlo, e lui gli disse: tu hai tutto, pensi di avere tutto, è inutile che vieni a rivolgerti a me. Lei andò via avvelenata contro Padre Pio. Poi, dopo un giorno, pensò realmente alle parole del padre e capì che tutto quello che aveva intorno, tutto quello che gli facevano credere, la fama, il successo, poi si riduceva veramente a un pugno di mosche quando ti trovavi davanti a qualcosa più grande di te che ti portava via l'amore della tua vita. E Padre Pio gli chiede il sacrificio più grande, e cioè quello di: vuoi salvare il tuo amore? Io lo sa, non io, e poi questo lo spieghiamo bene. Viene salvato l'amore della tua vita, ma tu devi dimenticarlo. E questo succede. Lei non vede più quest'uomo, e quest'uomo inspiegabilmente si salva. Ho voluto fare questa rettifica mentre parlavo di Padre Pio, proprio per ricordare una cosa. Anche nelle precedenti puntate forse l'avrei dovuto fare, ma mi è sempre sfuggito di mente. È giusto essere devoti della Madonna, dei santi, andare in santuari, è tutto bello, è tutto giusto. Se arricchisce la fede di una persona, è giusto farlo. Ma ricordiamo una cosa: i miracoli li fa soltanto Dio. Non, Padre Pio non fa miracoli, la Madonna non fa miracoli. Non c'è la Madonna di Fatima, Madonna di Lourdes, Padre Pio, San Francesco. Sono tutte intercessioni. I miracoli sono fatti soltanto da Dio.
Quindi pensiamo a questo, anche quando, e la chiudo qui, però mi fa piacere, credo sia giusto dirlo, anche quando, e in tanti di voi, se adesso voi aprite il portafoglio, la metà di voi dentro il portafoglio avrà il santino di Padre Pio con il pezzetto di saio di Padre Pio. Ora, anche a livello logico, secondo voi quanti sagli di Padre Pio sono serviti per tutte queste reliquie sparse in giro per il mondo? Vi faccio un esempio pratico, ma che dura veramente un minuto. Pensate che, ad esempio, i denti di Santa Apollonia, che sono reliquie che dicevano che tenevano lontani i dentisti, pensate un po', Paolo VI, quando decise di mettere fine a questa farsa, chiamiamola così, mi assumo le responsabilità, raccolse in giro per tutto il mondo 3,5 kg di denti di Santa Apollonia e li fece gettare nel Tevere. Di Giovanni Battista esistono 5 teste nel mondo, non lo so, spiegatemelo voi. Dei chiodi della croce ce ne sono una cinquantina in giro per il mondo. Questo non per dissacrare niente e nessuno, questo soltanto per far passare il messaggio che se si crede bisogna credere senza troppi appigli. Se poi un luogo ti aiuta a credere, va bene, nessuno toglie niente, nulla toglie e nulla aggiunge. Però ricordiamoci una cosa, come disse anche Bertolt Brecht, parafrasando quello che diceva: beato il popolo che non ha bisogno di eroi. Io credo che ad oggi Padre Pio il messaggio che ci direbbe, specialmente in questo momento, è: beato il fedele che non ha bisogno dei santi per credere. Questo è il mio piccolo intervento su Padre Pio. Poi la storia la conoscete tutti e magari un giorno la raccontiamo anche insieme. Ma il mio angelo custode, come immagino, mi sta dando un messaggio importante. Ci vediamo fra pochissimo qui su Eden. Buonasera a tutti e bentornati a Hidden Paranormal Activity. È una puntata molto ricca quella di questa sera, che appunto tratterà di carismatici e di angelologia, in particolare di angeli custodi e dei rapporti che molte personalità, sia diciamo della popolazione comune sia anche santi e beati, hanno avuto con queste entità, con queste manifestazioni. Vorrei leggere innanzitutto un messaggio da parte di Cristian, il nostro mecenate. Addirittura? Un forte abbraccio a tutto il GIAP che anche questa sera, nel giorno di Pasquetta, è in diretta con la trasmissione Hidden, programma rivelazione dell'anno. Non è valido, però giochiamo in casa così. Grazie Cristian. Ogni tanto prendiamoci qualche complimento. Grazie. Siete molto seguiti e ascoltati, non potevamo fermarvi proprio il giorno del lunedì dell'angelo. Felice di avervi nella grande famiglia di NSL, complimenti a tutti voi. Grazie. Felici noi di essere qui, grazie per la possibilità. Dalla regia mi dicono che c'è una telefonata, noi siamo felicissimi quando arrivano le vostre telefonate. Pronto? Sì, ciao, buonasera a tutti. Sono Simona. Ciao Simona. Ciao, è stato un piacere, sono felicissima di sentirvi, perché insomma vi seguo da un po' e vi ho scoperti casualmente, essendo io una scetticona sul tema, però devo dire che è proprio una prova questa, nel senso che riuscite davvero a interessare, siete complimenti insomma per la passione. Grazie. Per il tema, insomma i temi che trattate, soprattutto stasera. Ecco, volevo chiedervi, esiste, per quello che è stata insomma la vostra ricerca rispetto a questo argomento, esiste un modo nel quale eventualmente, ecco, una guida, uno spirito guida, eventualmente un angelo si manifesta? Cioè esistono testimonianze, esiste un modo piuttosto comune di assistere a questi fenomeni, ecco, una sorta di caso, diciamo, una forma diciamo consueta con la quale questi spiriti, queste voci guida si manifestano, insomma, ecco. Mi faceva piacere insomma sapere. Ok, grazie mille, grazie del complimento, grazie, perché fa veramente piacere. Se riusciamo a destare attenzione anche negli scettici, sì, è una bella assolutamente. Vittoria. Grazie. Anche se in ritardo, buona Pasqua, ascolto. Grazie. Anche a voi buona Pasqua. Grazie. Ti ascolto, ciao. Paolo. Che a quel punto stavo guardando te, però io almeno una volta a puntata lo devo fare ormai. Oddio, delle dimostrazioni che siano sempre insomma ormai stabilite, no, nel senso, non credo che, correggetemi se sbaglio, è una parola, anche una frase molto famosa questa, mi correggerete, ma no, non credo che ci siano, ci sono
diciamo testimonianze, perché ma anche penso ognuno di noi, quante volte capita che dice lì ci ha messo lo zampino qualcuno, probabilmente l'angelo custode, perché ci sono delle situazioni, questo lo diceva anche Giampaolo prima, ci sono delle situazioni dove magari effettivamente l'avremmo potuto rischiare e invece ci siamo trovati fuori inspiegabilmente da una situazione molto complessa e non si è capito neanche come. Fisicamente avere un elemento che ci indichi che in quel momento è intervenuto un angelo, personalmente anche andando a leggere e studiare un po' la situazione e anche quello che viene insomma detto e scritto da tanti anni, non ho mai letto nulla come elemento effettivo, cioè riconoscibile, come con quello è intervenuto un angelo. Non no, mi sembra. No, se tu, Stefano, che forse sei ancora più addentrato nell'argomento, se ti risulta che c'è un elemento. Ci sono delle metodologie, ma soprattutto non c'è un modo, diciamo, una procedura. Diciamo, ecco. E c'è una cosa che mi ha colpito della nostra ascoltatrice, che è, diciamo, utilizzato anche il termine di spirito guida. Diciamo che è anche un termine che viene utilizzato nella medianità, quindi cerchiamo di non fare, ovviamente non è una critica, però non facciamo confusione tra quello che è la figura dell'angelo custode e magari quella che invece nell'esoterismo, nell'occultismo viene visto come spirito guida. Ovviamente l'angelo custode può essere considerato uno spirito che ci guida nel nostro cammino, ovviamente, però diciamo la terminologia è leggermente diversa e fa a riferimento a, diciamo, entità diverse. Anche nella puntata degli EVP, per esempio, abbiamo sicuramente citato anche Marcello Bacci rispetto i coniugi, i coniugi desideri e così via. Ci sono, per esempio, nell'ambito di quelle attività, per esempio nella psicofonia e nella metafonia, si dice che molte persone vengano in qualche modo aiutate attraverso degli spiriti guida nel produrre o comunque sia nel mettersi in contatto con un'altra dimensione. Però non ci sono, in realtà penso che è più un processo che viene dall'alto. C'è qualcosa che ci viene donato, è una guida che ci viene messa accanto, ma di cui noi non abbiamo consapevolezza, tranne appunto quando ci troviamo di fronte a fatti totalmente inspiegabili. Però sta a noi poi decidere se vedere in tutto questo la figura di un angelo custode o di un'altra, diciamo, forza cosmica che in qualche modo ci ha aiutato o ci ha comunque accompagnato. Poi ci sono dei casi rarissimi, se mi consenti Stefano, dove magari facendo una foto così all'improvviso in Genova c'è un elemento che con una storia dietro, sommata la foto, sommata la storia, può darci magari un'idea, se permetti. Vi dico anche di cosa sto parlando. Fatto, ho fatto un gancio da solo. Ho fatto un auto assist perché in realtà in questo momento avremmo dovuto parlare, quindi andiamo a parlare di un caso successo in Ohio, ovvero dove una bambina che purtroppo già alla tenera età di 3 anni incomincia a combattere con la leucemia. La bambina si chiama Erin Potter. Perché è venuta questa storia a galla? Perché in realtà purtroppo di bambini come lei, che già in tenera età hanno questo brutto male, ce ne sono tantissimi. Però, come dicevo prima, lei da 3 anni comincia a combattere questa battaglia, fa una prima operazione dove gli viene donato il midollo e purtroppo questa battaglia non la vince, fa una seconda operazione e continua purtroppo a perdere, diciamo che queste operazioni non vanno bene, ricade sempre purtroppo nel continuare ad avere questa leucemia e questo male. Arriva a un punto che addirittura forse neanche l'assicurazione riesce più a mantenere le spese della famiglia di questa ragazza, tant'è che infatti poi c'è tutto un discorso che poi anche il presidente Obama tira fuori proprio di quanto riguardava le assicurazioni sanitarie, tant'è che questa bambina e la famiglia hanno proprio una foto in un intervento con Obama proprio per parlare del loro caso, dell'importanza dell'assicurazione sanitaria. Resta il fatto che a un certo punto iniziano ad avere speranza di una terza donazione di midollo e proprio quando ricevono questa notizia in giardino fanno, diciamo, una festa perché erano contenti e vediamo proprio Erin che comincia a giocare con dei fuochi, no? Le stelle filanti, quelle che noi conosciamo, le stelle filanti,
E la madre fa uno scatto di questo momento di gioia quando la bambina ha saputo che può avere ancora speranza. E questa foto mostra qualcosa di strano alle spalle, appunto, di Erin. Adesso ci sono tre scuole di pensiero. Una ci vede il suo angelo custode. Alcuni ci vedono addirittura la Madonna, quindi la madre di Gesù, e altri invece ovviamente dicono che è semplicemente un gioco di luci che dà un'idea, dice, quindi la famosa pareidolia di una sagoma dietro di lei, ma in realtà è semplicemente un effetto visivo di luci, gioco di luci. Adesso a voi la scelta di quello che ognuno vede. Resta il fatto che questa terza operazione, una volta che Erin ha avuto questo midollo, va finalmente a buon fine. E non solo, la velocità con cui recupera e quindi i tempi previsti del recupero, invece di essere molto lunghi, sono brevissimi. Quindi gli stessi medici dicono che quasi miracoloso il fatto di aver recuperato dopo tanto male, dopo tanto stress questa bambina, e aver recuperato la salute. Ecco, questo potrebbe essere uno di quegli elementi dove casualmente si potrebbe avere una prova proprio oggettiva che qualcosa è intervenuto. Possiamo rivedere un secondo solo la foto, così la potete rivedere bene, dopodiché fatevi voi la vostra idea di quello che poteva essere, se realmente un angelo, la Madonna, qualcuno che ha aiutato questa bambina. Però questo quant'è? Tutto qui. Quindi io di foto anomale, ringraziando anche i 10-11 anni del GIAP, ne abbiamo viste tante. Questa però i peli te li fa rizzare sul braccio, sì. Pensando poi alla bambina che in realtà poi si è salvata, te ne fa pensare tante. Sì, puoi credere, non credere, però qualcosa è successo, quello è innegabile. È verissimo, poi mi sembra anche chiarissima, come almeno personalmente, porto la mia testimonianza e la mia opinione. Sì, perché a meno che dietro la bambina non c'era un falò in quel momento, insomma, come esatto. Effetto visivo, poi con quel colore così rosso, le sembianze. Vabbè, comunque siete liberi di vederci quello che volete e credere a quello che volete, ovviamente. Ci arriva qualche messaggio in effetti anche sulla foto, che bella foto, sembra che sorrida, e noi insomma in qualche modo lo speriamo, nel senso che poi è una cosa che ha portato alla guarigione della bambina, quindi è una cosa del tutto positiva. Ci arriva un messaggio, ne recupero qualcuno. Anni fa andai a San Giovanni Rotondo davanti alla salma di Padre Pio, seppur atea provai qualcosa di inspiegabile, ricordo solo che scoppiai a piangere, nient'altro, non riuscii a trattenere l'emozione, un momento indimenticabile da parte di Stefania. Lo fa. Più testimonianza di questa Io penso che non sia stata l'unica, insomma, venire a contatto con delle personalità di questo tipo. Dunque, i Malachim, angeli biblici nell'Antico Testamento, erano persone in carne ed ossa. Si raccomandava infatti che se si incontrava uno sconosciuto, di dargli ricovero e ristoro, perché poteva essere uno di loro. Tra l'altro erano pericolosi e infastidirli poteva significare fare una brutta fine. Questo ovviamente, come annunciavo all'inizio della trasmissione, sono ovviamente hanno una base teorica e dottrinale molto vasta, nel senso che nel giudaismo, nella cultura ebraica, ovviamente, come diceva anche Marco, le rappresentazioni degli angeli sono anche molto distinte dall'iconografia che conosciamo noi in Occidente, e hanno tributato, poi la cristianità ha tributato sicuramente degli elementi che poi hanno portato a farci vedere l'angelo come lo riconosciamo oggi, come cerchiamo di immaginarlo anche, quindi con ali bianche, con vesti auree o azzurre o bianche, simbolo della purezza, della regalità, eccetera eccetera. Però ovviamente ci sono anche delle ingerenze e delle contaminazioni da parte di varie culture. Parlavo all'inizio di culture babilonesi, culture assirie e fenice, che collegano molto spesso, per non arrivare a parlare del manicheismo, che è successivo ed è una discussione molto più vasta, che mette molto a contatto elementi umani, strettamente umani, e elementi divini. Però questo sta, alla considerazione di ognuno di noi. Io penso che
in base alla propria fede poi si possa percepire e concepire questo tipo di entità nel modo migliore, nel modo in cui si ritiene più opportuno. C'è anche un altro messaggio da parte di Isabella che da un certo punto di vista condivido rispetto a quello che stavo dicendo prima. Forza cosmica o angelo custode, secondo me il senso è lo stesso, una forza oltre noi e fuori di noi che in qualche modo ci sostiene, e io penso che sia quello il concetto poi di fondo dell'angelo custode. Possiamo chiamarlo così, possiamo chiamarlo in tantissimi altri modi, ma il concetto di fondo è lo stesso. Dunque, un altro messaggio: ovviamente non voglio dire che esistano i fenomeni descritti e trattati, solo che probabilmente non hanno niente a che fare con gli angeli biblici. Questo sì, sicuramente, nel potrebbe senso assolutamente sono... essere. Dunque, abbiamo recuperato praticamente tutti i messaggi, scusate, sì, perché ne stanno continuando ad arrivare degli altri. Beh, mi fa piacere a tutti noi, insomma, che ci sia tutta questa partecipazione. Restando in tema di carismatici, però, ci accenni anche un altro caso che veramente ha fatto storia qui in Italia e non solo qui in Italia, poi continueremo a parlarne anche nel prossimo blocco, però ci accenni qualcosa. Stavolta è un carismatico, una carismatica laica, esattamente, è una donna che veniva chiamata affettuosamente anche mamma da coloro che avevano in qualche modo avuto contatto con lei e che le chiedevano consiglio. Parliamo di mamma Natuzza Evolo. Questa donna che alla sola età di 14 anni ebbe in dono, se così possiamo dire, le stimmate. Questa esperienza, questa manifestazione mistica che in molti hanno cercato e continuano a cercare di dimostrare dal punto di vista scientifico, e ancora ovviamente non ci sono le basi per poterla dimostrare o comunque racchiudere in un ambiente di controllo. Fatto sta che questa donna è strettamente collegata alla figura degli angeli custodi, perché ella stessa parlava e ha parlato in molte delle sue profezie, anche perché si parla di vere e proprie profezie, della sua capacità, ovviamente come mezzo, come medium nel senso latino del termine, di appunto parlare con gli angeli custodi e con i defunti. C'è un passo all'interno di un'intervista che è stata fatta proprio a lei in cui descrive con una semplicità disarmante il fatto che davanti a lei spesso si manifestavano queste entità e lei le metteva la sedia davanti perché non riusciva più a distinguere quali fossero le persone reali, quindi le persone che andavano da lei per chiedere consiglio, e chi fosse un defunto o un angelo custode. E questa cosa era una cosa straordinaria, era collegata a moltissime persone che da tutto il mondo venivano a chiederle consiglio, e oltre alle stimmate appunto aveva avuto anche il dono di profetizzare nei confronti di molte persone la risoluzione di problemi, di malattie, di quelli che lei chiamava bisticci. Ti sei bisticciato con qualcuno, diceva molto spesso alle persone che venivano da lei e magari avevano avuto qualche diverbio con familiari, con parenti, e lei portava sempre questo esempio come quello più forse rappresentativo, che è forse il più interessante da tutte le testimonianze, l'angelo custode che lei aveva visto accanto a un gesuita. C'è questo gesuita che decide di mettere alla prova mamma Natuzza, e che cosa fa? Si reca da lei e le parla del suo prossimo matrimonio, comincia a farle delle domande rispetto alla sua prossima sposa, se è la persona giusta da sposare e così via. La donna che cosa fa? Salta dalla sedia e lo indica dicendo: ma lei è un sacerdote, lei è un religioso, non può sposarsi. E quest'uomo esterrefatto ovviamente le chiede che cosa avesse visto per portarla a questa sua intuizione, e lei dice, e ovviamente è anche questa una conoscenza teologica che la donna analfabeta non poteva possedere, che vedeva alla sua sinistra l'angelo custode. Ed è una dottrina teologica il fatto che l'angelo custode nel caso dei sacerdoti dia la sinistra, mentre nel caso di persone comuni dia invece la destra. Perdonatemi, è stato un mio errore, mentre nelle persone comuni dalla sinistra. E quindi ha avuto questa visione improvvisa che ha messo anche in difficoltà il religioso, mettendolo di fronte alla straordinarietà di questa persona, che ancora oggi viene in qualche modo, non è stata, se non sbaglio, ancora canonizzata, neanche beatificata. No.
e però raccoglie tantissimo diciamo nel corso del tempo ha raccolto tantissima fede intorno a lei, tantissima, se possiamo dire, adorazione, ed è una persona che ancora oggi viene ricordata anche per i miracoli che ha portato a termine. Ricordiamo un miracolo in particolare di un ragazzo che era stato investito, Eugenio, investito da una macchina, e passando un crocefisso, dopo dei danni cerebrali enormi che aveva ricevuto, passando il crocefisso che mamma Natuzza aveva posseduto in precedenza, il ragazzo praticamente è riuscito a guarire quasi praticamente completamente nell'arco di pochi giorni. E questo è un'altra delle testimonianze grandiose della grandezza di questa personalità. Noi però ovviamente ci dobbiamo vedere fra pochissimi minuti, subito dopo la pubblicità, su Eden. Buonasera e bentornati a tutti su Eden Paranormal Activity. Questa sera parliamo di carismatici e di angeli custodi in particolar modo. Abbiamo parlato già di un carismatico importantissimo, San Pio da Pietrelcina, abbiamo parlato di Natuzza Evolo, abbiamo parlato con Paolo di Erin Potter, un caso diciamo dei nostri, diciamo più vicino a noi, certo, diciamo cronologicamente parlando, e ci sono anche altri elementi, altri casi molto interessanti che hanno a che fare diciamo in qualche modo con altri personaggi legati alla Chiesa e non. In questo caso abbiamo scelto proprio due altri sacerdoti. Il primo è Maria Escrivá de Balaguer, José Maria Escrivá de Balaguer, che è il fondatore dell'Opus Dei, che molto brevemente vi racconto la storia. È una persona, un sacerdote che considerava il proprio angelo custode il piccolo orologiaio, lo definiva proprio così. Perché facendo voto di povertà, questo sacerdote non aveva un orologio che purtroppo non era mai riuscito a riparare, e il suo angelo custode in qualche modo riusciva a ricordargli, diciamo a svegliarlo al momento opportuno per non ritardare le proprie funzioni, e quindi lo prendeva diciamo come intermediario, come diciamo aiutante nelle sue funzioni giornaliere. E quindi è molto simpatico e anche molto piacevole pensare che una presenza sia così benevola, sia così costante nella vita di un sacerdote, nella vita di tutti noi. E l'altra persona è sempre un sacerdote, che è Don Dolindo Ruotolo, il quale sin da piccolo, all'età di 11-12 anni, era già nel seminario, e aveva il compito di tenere accese le candele all'interno della cappella del seminario. E il bambino ovviamente capitava molto spesso che fosse molto stanco dopo l'intera giornata e non volesse svegliarsi, e in molte occasioni era proprio in base alla sua testimonianza proprio l'angelo custode a svegliarlo e ricordargli di tenere sempre accese le candele all'interno della piccola cappella. E lui ricorda sempre questo, che è una cosa anche comune a molte altre manifestazioni che vengono raccontate dal punto di vista angelico, di questo tocco molto molto morbido, molto caldo, un abbraccio quasi, che viene portato dall'angelo custode al cospetto della persona che in qualche modo vuole aiutare, e che lo aiuta diciamo a portare a termine le proprie mansioni. Quindi qualcosa di molto pratico, se così vogliamo dire, quindi è anche una funzione diciamo strumentale, ecco, che non è male avere una specialmente sveglia. Per gli smemorati come me non sarebbe male. Forse non sono degno, oppure non riesco a percepire i segni del mio angelo custode. Abbiamo qualche messaggio? Allora, i complimenti che vi fanno sono meritati, è un piacere ascoltarvi, avete la capacità di far arrivare in modo comprensibile anche argomenti che semplici non sono. Questo da uno ma non vorrei che poi pensino che l'abbiamo preparato uno dopo l'altro, perché insomma io ti ho visto smanettare durante la pubblicità, io tra cellulare poi controlliamo, mandato, poi. Vabbè, vedremo. E per il momento abbiamo altri complimenti, ma io proseguirei sì, con il punto importante. Mi piaceva ricordare una cosa prima di passare la parola a Paolo. Tu hai parlato di Natuzza Evolo, io prima ho parlato di Padre Pio. C'è un aneddoto che è particolarmente simpatico, ma che fa capire la tra virgolette
potenza di questi due personaggi. Natuzza Evola, quando ancora diciamo non era conosciutissima, andò da San Pio di Pietrelcina, andò a San Giovanni Rotondo per confessarsi. Pensate che c'era un periodo che per confessarsi da Padre Pio venivano dati dei numeretti per quante persone addirittura andavano nel confessionale. Padre Pio ha sempre avuto come dono maggiore, che ha sempre voluto utilizzare, dato dalla Chiesa, la confessione, il sacramento della confessione. Per lui era tutto. E beh, si incontrano questi due personaggi. Natuzza va a confessarsi da Padre Pio e Padre Pio, passando tra la gente per mettersi seduta nel confessionale, si ferma davanti a questa signora, la guarda e gli dice: "E tu che fai qui?" E Natuzza gli risponde: "Padre, sono venuta per confessarmi." Padre Pio gli dà una pacca sulla spalla, una pacca sulla spalla, e gli dice: sorella mia, tu ti confessi con la Madonna e vieni a confessarti da me? Non serve." Ecco, questo è stato l'incontro tra Padre Pio e Natuzza Evola. Quindi, ma ci sono poi tra l'altro molte persone, sì, è straordinario, ci sono state molte persone che sono arrivate a contatto, diciamo, in maniera quasi intercambiabile con una delle due personalità, nel senso che l'uno ha inviato all'altro e viceversa, e ci sono dei casi in cui anche persone che stavano perdendo la fede sono state mandate proprio da San Pio, da Natuzza Evola, proprio per riacquisire, perché proprio aveva questa capacità di accoglienza, questa cordialità, questa affettuosità che non è comune nelle persone, soprattutto diciamo che hanno questi carismi. Quindi è una cosa straordinaria. Lo diceva Paolo durante la pubblicità: noi purtroppo come generazione presso a poco ci abbiamo avuto la sfortuna che li abbiamo, tra virgolette, passatemi il termine, lisciati tutti quanti questi personaggi. Non siamo riusciti a viverli in prima persona, quindi li viviamo tramite racconti e ci appassioniamo. Figuratevi avere la possibilità di incontrare questi personaggi. Purtroppo si vede che non eravamo meditati. Speriamo che continuino a vegliare su di noi questo. Pensate ai personaggi che invece abbiamo adesso nella nostra. Lasciamo perdere. Ci sono messaggi, se no passiamo al nostro Paolo. No, io direi di lasciare. Possiamo subito passare a Paolo? Assolutamente sì, che freme. Io mi metto in religioso silenzio e lanciamo come sempre l'angolo di Paolo Paramuvi. No, ma io vi ringrazio, poi sapete che eventualmente vado e taglio se avete da parlare tranquillamente, non c'è, opero sul mio spazio. Aspettiamo per qualche nome strano, qualche... Vai. No, in realtà ovviamente anche il cinema ha trattato i suoi angeli, ma li ha trattati veramente tutti, in tutte le situazioni, da angeli guerrieri, angeli caduti, angeli problematici. Ricordiamo Michael con John Travolta, no? Era proprio un angelo con i suoi problemi parecchi, quindi angeli che si innamorano, angeli che fanno innamorare. Però personalmente ho scelto un angelo che secondo me è molto indicativo, anche proprio perché, come anche una domanda fatta durante la trasmissione, viene diciamo trovato in tante religioni, ed è l'angelo di cui sto parlando. Lo vediamo in una veste molto più bella, diciamo, in questa prima clip. È duro staccarsene. Sì, bello è. Questa è la vita. Che posso dirti? Dovrei avere paura. Non un uomo come te.
Ok. Brad Pitt interpreta Joe Black, ovvero la morte, l'angelo della morte, che questa volta, rispetto ad altre volte dove ha preso altre anime, decide che quando incontra questo magnate per prendere appunto la sua anima e portarlo dall'altra parte, dal regno dei vivi a quello dei morti, in realtà viene affascinato dai suoi racconti, da quello che è la sua vita, e anche affascinato dalla sua, sua figlia, insomma, abbiamo visto, per buoni motivi, insomma, e decide di rimanere comunque con lui qualche giorno prima di portare via la sua anima, per capire. Questa, diciamo, è la scena, purtroppo ho fatto spoiler, diciamo, finale del film, ma che vale assolutamente la pena vederlo tutto, dove alla fine comprende il perché poi l'uomo fa così fatica nel momento in cui sa, o comunque è lì per lasciare, perché comunque la vita ha delle cose belle per le quali vale la pena continuare a vivere. E questo angelo della morte, però, come dicevo prima, è in realtà una figura che si vede in tantissime religioni. Mi ricordo anche la storia, una storia che ho sentito, che mi è sempre rimasta, diciamo, in mente, che è ripresa anche poi dalla canzone di Roberto Vecchioni, Samarcanda, ovvero quello del giardiniere persiano che va dal suo principe e gli chiede di salvarlo perché aveva incontrato appunto la morte e l'ha visto che lo guardava in un modo strano, e quindi, sicuro che volesse la sua anima, voleva scappare, e il principe gli donò il cavallo più veloce per portarlo dall'altra parte, nella città più lontana della Persia. E il giorno dopo, la mattina dopo, poi il principe incontra lui stesso l'angelo della morte e gli chiede come mai il giorno prima avesse avuto quello sguardo verso il suo suddito, il suo giardiniere, e gli disse: ma il mio sguardo era uno sguardo così, insomma, di sorpresa, perché in realtà io dovevo prendere ieri sera la sua anima dall'altra parte della Persia, e vederlo ancora qui mi aveva sorpreso. Ecco. Abbiamo capito che ovviamente abbiamo rimesso pure il cavallo. È arrivato puntuale all'appuntamento con la morte, dalla quale purtroppo non si può sfuggire. Cambiamo invece radicalmente argomento, passiamo dal 1998, che è l'uscita di questo film, al 1999, all'uscita di quest'altro film. Vediamo la clip. Ok, come abbiamo visto, parliamo di il film Stigmate, e parliamo proprio di Stigmate. In questo caso la ragazza non è una ragazza credente, e il film usa le stigmate in realtà per parlare anche un po' di cosa sono, dell'idea del fatto che arrivano con una successione, tante volte anche ben precisa. E poi, andando a studiare, ho visto anche che in realtà dei tantissimi casi di persone reali che hanno avuto le stigmate, l'80% sono donne. Quindi questa cosa mi ha un po' incuriosito, perché comunque è un dono, tra virgolette, pesante. Quindi un uomo magari lo riesce a sopportare in un modo, in una donna lo vedo ancora una cosa che grava di più. In questo caso, ripeto, il film usa questo l'idea delle stigmate, in realtà giocando un po' sia molto sul lato religioso, sia dal lato positivo, ma anche del negativo, perché qua si parlava di una possessione della ragazza. Quindi un film molto particolare, che consiglio, e che fa capire un po' meglio quanto può essere comunque difficile avere un dono del genere e portarlo avanti.
spese 4. Oggi possiamo concludere. Solo così. Paolo poteva riuscire a trovare una persona che viveva la passione di Gesù Cristo sulla metro. La fustigazione. È, ma è anche la frustata io. È così. Perché c'è l'uomo preciso dove stanno. No, no, in effetti no, può accadere un po' dappertutto. Vi leggo un altro messaggio. Vi presento Joe Black, è un film stupendo, l'ho visto un'infinità di volte e ogni volta è emozionante rivederlo. Forse lei è un po' troppo piagnona, considerando che ha davanti la morte, che è Brad Pitt, da sì, Isabella. E diciamo sempre anche che sarebbe un po' troppo facile vivere il trapasso con Joe Black che ti viene a prendere in smoking e ti accompagna sotto i fuochi di artificio. Ecco, mi sa che non è proprio così, però insomma non, vabbè, non lo possiamo sapere. Vignoli, oh, ma il senso è importante. Ma il mio sguardo che cosa ti dice? Che forse arriva la fustigazione anche a te se non andiamo in pubblicità. Esattamente, quindi ci vediamo fra pochissimo su Hidden. Buonasera e bentornati a Hidden Paranormal Activity. Siamo purtroppo giunti al termine di questa puntata, che ha avuto come protagonisti gli angeli custodi e i carismatici. Abbiamo parlato di molte personalità, sia nell'ambito religioso che non, che hanno avuto questi doni, questa capacità di comunicare con queste entità. Abbiamo, diciamo, in qualche modo cercato di spiegare a grandi linee che cosa sia l'angelologia e quindi tutta la dottrina che ha a che fare con la figura degli angeli, e abbiamo visto anche due film bellissimi grazie a Paramovie, quindi diciamo una puntata ricchissima e bellissima da questo punto di vista. Io, Giampaolo, visto che ci continuano ad arrivare ovviamente messaggi di no, finisce Hidden troppo presto, stasera ovviamente, ricordiamolo. E arrivano anche tanti complimenti, quindi io direi di fare un'ultima considerazione su quelle che sono le figure degli angeli custodi nella nostra esperienza personale, direi, e poi ti lascerei la parola per l'ultimo messaggio. Sì, io come prima cosa, sai cosa volevo fare? Spero di non prenderti in contropiede, ma tu hai buona memoria, quindi sono sicuro che ce la fai. Noi, ricordiamolo, per questa puntata abbiamo cercato degli ospiti, però come potete immaginare, specialmente nell'ambito sacerdotale, la settimana di Pasqua, insomma, non è facile da poter affrontare. Però ricordiamo, abbiamo almeno due persone che abbiamo contattato, due sacerdoti che non hanno potuto partecipare, ma li vogliamo ringraziare lo stesso. Assolutamente, che sono Don Renzo Lavatori e Don Marcello Stanzione, che sono due personaggi importantissimi nell'ambito dell'angelologia, che in particolare Don Marcello Stanzione ha scritto anche molti libri riguardo anche a Natuzza Evolo e al rapporto che aveva appunto con gli angeli custodi, e quindi vogliamo, purtroppo non abbiamo potuto averli qui in trasmissione con noi, però vogliamo ringraziarli per la loro disponibilità. E vorrei ricordare, dopo aver ricordato i nostri ospiti, che subito dopo di noi c'è un doppio appuntamento con PSI Factor, che i nostri ascoltatori e telespettatori conosceranno sicuramente, quindi mi raccomando, continuate a seguire NSL perché se ne vedrete delle belle. E vogliamo anche ricordare, è inutile che fai finta di nulla, ma tu solo per aver contattato queste persone ottenuto comunque qualcosa. C'è pure rimediato. Lo vogliamo ricordare. Ricordiamo che abbiamo ricevuto un regalo da parte di queste persone, che sono dei testi che ovviamente metteremo a disposizione di tutto il gruppo, lo diciamo. Intanto lo mettiamo a disposizione a casa del buon Chucky. E va bene, Chucky li metterà a disposizione di tutti, quindi ringraziamo moltissimo Don Marcello Stanzione che ci ha fatto questo regalo. Veramente ti imbatti a volte in certe persone che quasi hai, no timore, però hai un senso di come ti posso dire, di rispetto verso queste persone, quindi pensi magari 200 volte prima di contattarle, e invece ti accorgi che sono le persone che sono più disponibili. Perché? Perché affrontano ogni giorno determinate tematiche e sanno quanto possa essere importante appunto anche il discorso dell'angelo custode, specialmente nella vita di oggi, specialmente quando le persone veramente si sentono sole, e adesso come adesso è molto più facile sentirsi soli quando si è costretti magari a restare dentro casa da soli perché non ci sono familiari vicino. E beh, la figura dell'angelo custode può essere veramente una sorta di aiuto, una sorta di spinta
anche ad andare avanti nella vita quotidiana. E poi mi piace ricordarlo, secondo me, per quello che penso io, ma che pensano anche in tanti, restiamo più che con le orecchie col cuore aperto, perché in realtà alcuni segni ognuno di noi, se ci pensate bene nella propria vita, li ha percepiti. Poi magari in quel momento non ha avuto la prontezza per legarli a un intervento superiore. E torno a ripetere, nessuno è obbligato a definirlo angelo custode, ognuno lo può definire come vuole. Però sicuramente se restiamo attenti e con il cuore aperto, ci accorgiamo che realmente qualcosa ogni tanto ci dice: guarda, la via è quella, scegli tu. Però se devi decidere, prova da quella parte. E poi però sta a noi scegliere, il libero arbitrio, questo grande dono, che però dall'altro lato, sì, anche un coltello a doppia lama. E comunque un'ultimissima postilla, bravi Giampaolo e Stefano, eppure l'altro che non mi ricordo il nome, il messaggio di Isabella, che non ha riconosciuto. Ma l'altro non ha importanza, tranquillo. No, Isabella, lui è l'uomo di Paramuvi. Esatto. Paolo, guardate che è una spalla essenziale in questa trasmissione. Grazie alla regia che quando abbiamo avuto il contatto da Cristian, che ringraziamo ancora anche lui per il messaggio di questa sera, la prima cosa che abbiamo pensato è Paolo come aiuto per portare avanti la trasmissione, e soprattutto Paolo per la rubrica Paramovie, cioè quello è stato veramente sfondare una porta aperta. Vi ho detto, ancora dobbiamo trovare un film che piace a Paolo, però piano piano ce la faremo. Vi promettiamo che prima che finisce la prima serie di Hidden riusciremo a trovare un film di cui Paolo ne parla bene dall'inizio alla fine. Però purtroppo alla fine ci siamo arrivati anche questa sera. Anche questa sera vi ringraziamo per aver partecipato attivamente a questa trasmissione. Vi ricordiamo di seguire anche le repliche durante la settimana. Vi ricordiamo anche il nostro sito, non lo facciamo mai, www.gfroma.it per il nostro materiale e le nostre indagini. Io ringrazio Stefano, ringrazio Paolo, ringrazio il cofondatore Armando e Giuseppe De Bellis, che è giusto ricordarli perché sono parte attiva di questo gruppo, anche se non li vedete per la loro timidezza, ma incontreremo anche loro prima o poi. Non vi lascio con l'aforisma finale, ma vi lascio con, ne abbiamo parlato prima, con delle parole di Padre Pio, una benedizione. Sentite bene quello che dice, è brevissima, ma sentite quello che a me è rimasto impresso, è che la benedizione finisce con un buonanotte, e sembra il modo più bello per chiudere questa trasmissione. Grazie a tutti, a lunedì prossimo. Una sola cosa si deve importare, quella di aver cura di noi e del prossimo nostro. Tutto il resto come se non esistesse affatto per noi. Adesso mi impartisco la benedizione, la più larga, da parte di Dio, non soltanto a voi presenti, ma a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, ai vostri focolari, alle persone a voi care, ma in modo speciale ai poveri sofferenti. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria. E buonanotte a tutti.